anche questa settimana. Buonasera e benvenuto buonasera. Con noi. Allora, questa settimana cerchiamo di capire insieme a lei perché siamo una popolazione sempre più sovrappeso. Attenzione per il mangiar sano, fitness, dall'altra le statistiche invece ci dicono che aumentiamo di peso. Perché? Eh sì, perché il problema principale è che la società di oggi ci costringe a una vita, promuove uno stile di vita molto sedentario, con un'attività fisica molto ridotta. Quindi, anche se nel frattempo i consumi sono diminuiti, anche se nel frattempo i fabbisogni individuali sono diminuiti, ancora di più è diminuito il livello di spesa energetica quotidiana. E quindi alla fine vediamo che il sovrappeso non diminuisce, anzi tende ad aumentare, soprattutto nelle classi più giovani. E realisticamente cosa si può fare per muoversi di più, visto che il tempo è quello che è, anche ormai la voglia di fare il movimento è quella che è? Realisticamente bisogna darsi una mossa, forzarsi e convincersi che, che oggi come oggi, anche senza che noi ce ne accorgiamo del tutto, la gran parte delle nostre piccole attività quotidiane sono diventate tutte più comode, tutte meno dispendiose rispetto a 20 o 50 anni fa, per cui ci sono una quantità di cose che noi compiamo, neanche ce ne accorgiamo più perché ci siamo abituati, però per esempio, faccio degli esempi, la guida dell'automobile, oggi rispetto alle macchine di un tempo, col servofreno, il servosterzo e il cambio automatico, costa meno in termini di energia, i lavori domestici. Si fatica meno anche a fare le cose che già erano un'alternativa al movimento. Sì, che ne so, bisogna andare a comprare il giornale, fare due passi, questi movimenti pratici. La reazione è questa, dato che tutto, anche i lavori domestici, anche i lavori agricoli, anche addirittura battere a macchina oggi è meno costoso rispetto a un tempo come energia, e dobbiamo cercare appunto di reagire, muoviamoci di più, dobbiamo privilegiare le attività che appunto privilegiano l'uso dei muscoli rispetto rispetto alle macchine, quindi usare meno le macchine, camminare di più, salire le scale è un ottimo esercizio. Certo, se io abito al sesto piano non posso costringere una persona a fare sei piani a piedi, però si può prendere l'ascensore fino al terzo e fare gli ultimi tre c'è a piedi. C'è sempre un modo per essere sani. Dormire molto o poco quanto influisce sul peso e come? Dunque, ci sono dei risultati ancora un po' da confermare, però sembrano indicare che chi dorme di più tende a essere più magro. Le persone che soffrono di insonnia, 4-5 ore di sonno a notte cronicamente, tendono a essere più grasse, un po' più pesanti, perché viene stimolato, pare, l'ormone che stimola la fame, un ormone prodotto dallo stomaco, e queste persone sono meno inclini a fare attività fisica durante la giornata, forse perché sono un po' più stanche, e poi ancora certamente pensiamo che nelle ore di notte si gira per casa, si finisce in cucina e fatalmente si finisce per aprire il frigorifero e mangiare qualcosa in più. La natura umana è sempre la stessa. Senta, c'è però un altro meccanismo. Quando uno riesce a fare il movimento, addirittura riesce ad andare in palestra, poi mangia di più. Non sempre. Ci sono persone che quando fanno attività fisica, poi poche ore dopo, hanno molto più appetito. Altre persone no. Dipende molto dal carattere e dal livello di attività che si compie. Però dobbiamo ricordare che quando facciamo attività fisica non è che possiamo permetterci poi tanto cibo in più, perché i rapporti sono, è molto facile, il concetto è questo, è molto facile introdurre calorie alimentari, è molto difficile bruciarle. Faccio un esempio, uno spuntino banalissimo, 4 biscotti, 20 grammi di biscotti, 80 calorie, io ci metto 30 minuti a consumarlo camminando svelto, se sto in piedi fermo ci metto un'ora e un quarto. Correndo ci metto 6 minuti, quindi corriamo. Senta professore, i nostri falsi miti da smitizzare. Allora, l'aglio fa bene, ha proprietà antinfiammatorie e antitumorali, è vero? Questo è molto gonfiato, sono molto gonfiate queste virtù taumaturgiche dell'aglio. Si parla di antisettico, si parla di antitumorali, in realtà non c'è niente di provato. Ci sono effettivamente delle azioni per abbassare il colesterolo, delle azioni per abbassare la pressione arteriosa e anche delle azioni per rendere il sangue più fluido, quindi azioni antitrombotiche. Il problema è che queste azioni si esplicano con dosi di soli 30 grammi di aglio fresco nel giorno, oppure 28 spicchi per l'azione antitrombotica. Francamente sono dosi molto superiori a quelle che usiamo normalmente. Quindi, comunque, ricordiamo che l'aglio e anche altre spezie ed erbe sono molto utili per insaporire i cibi anche nelle diete e per ridurre la quantità di sale. Ti danno la sensazione di fare qualcosa, di mangiare qualcosa di piacevole. E utilizzare meno sale. Meno sale, infatti l'abbiamo detto. Il mangiare una bella cena a base di pesce non fa ingrassare. Questa è una cosa che mi si sente dire molto spesso. Sono andato a cena, magari persone che stanno a dieta, però era a base di pesce. Ora,
ottima cosa la dieta base, la cena a base di pesce, per carità, ma il fatto che sia a base di pesce non è automaticamente una garanzia di un pasto ipocalorico, perché poi bisogna vedere il numero delle porzioni, delle portate, l'entità delle porzioni, quanto olio è stato usato sia nel condimento che nella preparazione culinaria, con quanto pane l'accompagniamo. In genere queste cene hanno sempre l'antipasto di mare che si accompagna a grandi quantità di pane, quindi non sono una garanzia in assoluto. Limitare le quantità, limitare le porzioni e poi la scelta del pesce è ottima comunque. Prodotti light fanno dimagrire, l'ultima che le chiedo. E questa è quando sono comparsi i prodotti light, cioè prodotti a minore introito calorico perché li hanno stati privati di una parte dei grassi o comunque di tutto lo zucchero presente, hanno destato molte speranze effettivamente, poi però col tempo si è visto che servono a poco per dimagrire, perché inducono un falso senso di sicurezza, per cui se ne mangia a quantità superiori. Alcuni di questi prodotti comunque hanno un buon potere calorico, quindi bisogna guardare l'etichetta, e quindi in sostanza si finiva per mangiarne quantità superiori, allora possono essere utili solamente nell'ambito di un regime ben calibrato e ben studiato. Ne mangi? Quanto ne avresti mangiato se non fossero stati light? Allora forse qualcosa fanno. Grazie, professor Ticca. Grazie a voi. Le saune.